verrà registrato. Quindi fondamentalmente al solito, per chi di voi magari mi ha già seguito, troverete poi la registrazione anche sul mio canale YouTube, riceverete comunque un link per rivederlo sulla piattaforma GoToWebinar. E per darvi qualche informazione riguardo alla piattaforma, troverete sulla destra il riquadro anche per le domande. E vi invito a scrivere direttamente le domande il prima possibile, in modo che poi mi troverò fondamentalmente già tutte le domande alla fine della sessione, così posso cominciare subito a rispondere. E per quanto riguarda sempre il pannello GoToWebinar, troverete una serie di documenti in PDF in italiano, quindi con varie tematiche riguardo chiaramente Flow Simulation. Ce n'è uno in inglese, purtroppo mi dispiace non è stato tradotto, ma penso che sia interessante lo stesso, perché poi fondamentalmente parla dei benchmark NAFEMS. Bene, per quanto riguarda l'agenda di oggi, cercherò in realtà di andare molto velocemente per quanto riguarda l'introduzione di Flow Simulation, perché penso che molti di voi abbiano già visionato qualcosa riguardo, magari le mie sessioni, gli altri webinar o altro. Quindi cercherò soprattutto di farvi vedere degli esempi dal vivo, chiaramente dandovi un ventaglio di capacità. Chiaro che non posso mostrarvi decine di casi in un'ora, però cercherò di darvi una buona idea di tutte le capacità del software. Per quanto riguarda la parte, diciamo, di introduzione, chiaramente anche qui vado abbastanza veloce, perché sono concetti che ho già esplorato negli altri webinar. Per quanto riguarda appunto diciamo, il punto di partenza per le aziende oggigiorno, chiaramente lo sviluppo dei nuovi prodotti, ma anche l'ottimizzazione dell'attuale, quindi ricerca e sviluppo, è sempre più fondamentale. La migliore strategia in questo senso è quella di avere efficienza aziendale in tutti i termini, ma soprattutto ridurre il time to market e ridurre i costi. I costi chiaramente sono legati alla fase di prototipazione, se parliamo appunto di software per aiutare appunto in questo senso. Come processo di lavoro, Flow Simulation, scusate un attimo, penso sì, ok, sì, la connessione ha qualche problema, ma... dicevo, per quanto riguarda Flow Simulation come design tool, come mi piace definirlo, il miglior processo prevede l'utilizzo della simulazione chiaramente il prima possibile, quindi diciamo addosso alla fase concettuale, perché se si identifica una criticità in questo caso, chiaramente si ha un loop molto corto e quindi molto veloce nell'analizzare differenti scenari, differenti design e quindi fare anche ottimizzazione. Questo comporta chiaramente dei vantaggi. I vantaggi probabilmente sono, intuitivamente sono evidenti: si ha più tempo chiaramente per trovare una soluzione ottimale, quindi si aumenta la qualità, si riducono i ciclo di modifiche, si evitano problemi per esempio con i prototipi e quindi si riducono anche i prototipi, e chiaramente quindi abbassiamo sia i tempi e riduciamo i costi. Per quanto riguarda il webinar, ci sono alcuni sondaggi che mi piacerebbe farvi presente. Il primo è proprio se state utilizzando ad oggi prototipi fisici per i vostri prodotti. Vi prego di rispondere, e poi mostrerò anche i risultati, perché credo sia una cosa molto interessante anche avere un feedback, visto che siamo in quasi 70 persone, penso che sia interessante comunque avere anche un feedback su queste tematiche. Ancora qualche secondo per rispondere. Ok. Bene. Vi condivido anche il risultato, e credo che questo sia molto interessante. Tra l'altro è in linea con altri webinar
con altri risultati che ho avuto direttamente parlando con voi, con i clienti. Quindi il 44% in questo caso fa utilizzo di prototipi, ma solo per i prodotti più importanti, perché chiaramente i tempi sono molto corti, quindi bisogna cercare di ridurre al minimo l'uso dei prototipi. C'è una buona fetta che fa uso di prototipi per tutti i prodotti, mentre c'è comunque una parte che non usa prototipi fisici. Bene, andiamo avanti. A questo punto vi chiedo se avete già utilizzato o utilizzate software per quanto riguarda appunto l'analisi FEM o CFD, quindi sia con noi, con i prodotti SOLIDWORKS Simulation o Flow Simulation o altro software, oppure non avete software, quindi significa che magari avete un consulente esterno o magari avete dei calcoli Excel o esperienza diretta e quindi non avete un software per la simulazione. Ancora qualche secondo per rispondere. Ok. Anche in questo caso siamo in linea con i risultati di altri webinar. Mi fa molto piacere, un terzo di voi già utilizza SOLIDWORKS Simulation o Flow Simulation. C'è una buona parte, infatti, questo mi torna con altri webinar, con altri risultati, c'è una buona parte, dicevo, che non utilizza software per la simulazione. Ok, andiamo avanti. A questo punto introduco gli argomenti di Flow Simulation. Andrò molto veloce perché mi interessa soprattutto passare alla parte pratica. Diciamo che in questo caso ho identificato sette benefici principali per quanto riguarda Flow Simulation, soprattutto l'integrazione con il CAD, la fa da padrone, perché effettivamente diventa sempre più importante fare quello che è la cosiddetta, diciamo, simulation driven design, cioè, come dicevo prima, fare progettazione e analisi in linea il prima possibile. E quindi chiaramente integrando l'interfaccia, questo è un beneficio principale, perché significa nessuna esportazione di modelli, nessuna preparazione, perché il modello viene già automaticamente gestito dal software e quindi fondamentalmente mi ritrovo in un attimo a poter fare dei cosiddetti what if scenario oppure addirittura optimization goal, poi vedremo nello specifico questi due ambienti. Per quanto riguarda chiaramente poi il design, il modello CFD rimane sincronizzato e l'interfaccia chiaramente per chi di voi già anche utilizza SOLIDWORKS è una delle più intuitive e più semplici da utilizzare. Per quanto riguarda le applicazioni tipiche, chiaramente ora faccio una carrellata molto veloce, prendiamo in considerazione il calcolo dei coefficienti di flusso, chiaramente il processo di estrusione, abbiamo presentato la settimana scorsa insieme a Nova Makut, insieme a Alessandro Torninkasa, il caso studio di Cooper Standard, quindi estrusione della gomma, dimensionamento delle pompe, efficienza nei filtri, quindi tutto quello che è, diciamo, fluidodinamica interna. Vedremo qualcosa a riguardo. Trasferimento di calore, questo è uno degli ambienti più importanti e più completi per quanto riguarda Flow Simulation, quindi il cosiddetto conjugate heat transfer, cioè il trasferimento di calore coniugato solido-fluido e viceversa. Quindi vediamo per esempio sterilizzazione dei dispositivi, raffreddamento degli stampi, raffreddamento di dispositivi elettronici, vedremo anche questo qualcosa un po' più in profondità. Per quanto riguarda l'analisi esterna, quindi flussi esterni, aerodinamica, chiaramente possiamo valutare le prestazioni aerodinamiche dei progetti. Vi presenterò poi in breve alcuni casi studio anche per quanto riguarda l'automotive o il campo aerospaziale. Ottimizzazione dei livelli di rumore. Il design chiaramente degli imbocchi di ingresso e uscita, per esempio in una girante, il flusso in un cilindro, quindi tutto quello che riguarda aerodinamica e flussi. Per
Per quanto riguarda i processi di mixing, chiaramente anche qui analisi di spruzzo di ugelli, di spray, di coestrusione, come abbiamo detto prima, della gomma, processi di pulitura e così via. Quindi anche il mixaggio di più componenti dentro il dominio fluidodinamico. Per finire, chiaramente sulla parte poi di calcolo delle forze, perché poi giustamente si ha bisogno di avere delle informazioni per quanto riguarda, per esempio, la forza sulle valvole o i carichi dovuti al vento, per esempio, su ponti, su palazzi, su strutture. Oppure ancora fare quello che chiamiamo co-simulazione, quindi trasferire il campo delle pressioni dal software di CFD al software FEM per analizzare poi l'impatto su una struttura, ad esempio. Abbiamo un cliente che fa cartelloni stradali, strutture per i cartelloni stradali, è un nostro cliente Flow Simulation e Simulation, cioè accoppia quello che è l'analisi fluidodinamica del vento con poi l'analisi strutturale a elementi finiti per valutare effettivamente la struttura in acciaio. E quindi poi chiaramente anche forze risultanti come momenti, copie, eccetera. Una delle novità è dell'anno scorso, ma comunque molto importante, che oggi vedremo un po' più in profondità, e proprio riguarda la mesh rotante, cioè questa feature che permette fondamentalmente di analizzare situazioni dove ho un organo rotante un po' più in profondità rispetto anche al passato, ecco perché è una novità. Quindi, come vedete anche dalle immagini, fondamentalmente si hanno delle situazioni molto più realistiche, e si ha la possibilità di analizzare il transitorio, quindi cosa succede da, per esempio, la macchina ferma a quando la comincio ad avviare, o addirittura quando sta lavorando, se cambio le condizioni di lavoro, oppure se la sto fermando, e quindi e così via. Ma a questo punto passiamo sul software. Quindi fatemi prendere SolidWorks, ok. Chiaramente qui vedete l'interfaccia di SolidWorks, ho aperto un esempio per partire. Qui avete un condotto per un gas di scarico che va mixato chiaramente con l'aria. Quindi vedete che effettivamente ci sono due condotte dove da una parte entrerà dell'aria, dall'altra parte entrerà del gas esausto. Voglio capire bene all'uscita come si mixano questi due elementi. Vedete qua che sono nell'interfaccia di SolidWorks e qua ho semplicemente l'albero di lavoro di Flow Simulation. Per prima cosa, chiaramente devo avere presente delle condizioni al contorno. In questo caso, per esempio, andiamo a vedere la definizione. Su questa superficie vedete che ho inserito un mass flow di sostanza, in questo caso chiaramente di aria. Quindi è molto semplice. Per esempio, avere in questo caso due gas, quindi aria e gas esausto, e la percentuale. In questo caso qui dentro entrerà solo aria con questo volume flow. Per quanto riguarda qua abbiamo stesso discorso, ma sul gas esausto, quindi 1,009 kg al secondo di sostanza, quindi sostanzialmente gas esausto. All'uscita abbiamo la pressione ambiente, quindi sappiamo che andiamo verso, diciamo, l'aria aperta. Okay? Altra cosa importante in Flow Simulation, la definizione dei cosiddetti goal. In questo caso vedete, vediamo se riesco a zoomare meglio, ok, perfetto. Vedete in questo caso la definizione di quello che interessa a noi come parametri di controllo. Questo potete anche immaginarlo come una specie di sensori. Quindi fondamentalmente non è che il software calcolerà solo questi valori, in realtà il software calcola tutte le equazioni complete di Navier-Stokes e chiaramente in tutto il dominio, quindi pressioni, velocità, temperature, eccetera. Però questi goal sono quelli che a me interessano da un punto di vista ingegneristico e per poter poi decidere anche sul design, e quindi gli sto dando indicazioni al software per poter avere maggiore precisione e quindi anche indirizzare meglio il calcolo. Vediamo i risultati. Che tipo di risultati si possono ottenere dal software? Chiaramente qui non lancio l'analisi, è già stata calcolata, considerate che ci vogliono circa
un quarto d'ora per questo tipo di analisi. Vediamo innanzitutto dei cosiddetti grafici di taglio, cioè fondamentalmente sono piani di lavoro dove io vado a plottare i valori della simulazione. Per esempio, in questo caso velocità, posso chiaramente vedere le pressioni o altro, temperature se voglio, e chiaramente tutta una serie di parametri. Per esempio, in questo caso può essere interessante vedere proprio la frazione di aria e di gas esausto. Quindi in questo caso il rosso mi sta indicando che questa è l'aria che arriva e qui si sta mixando, sta miscelando con la parte di gas. Vedete anche la facilità, diciamo, nell'utilizzo. Posso chiaramente anche dinamicamente variare il piano, quindi semplicemente trascinando, molto semplice e intuitivo lavorare in questa modalità. Posso chiaramente anche mixare vari altri piani, per esempio il plot all'uscita, sempre con questi valori, oppure con altri, per esempio. Fatemi, ok. Prendiamo tutte e due la stessa base, quindi gas esausto. Ok, perfetto. Quindi qui vedo effettivamente che il mixaggio non è molto buono. C'è molta aria da questa parte, sopra e a destra, e non è stata fatta una buona miscelazione con questo tipo di condotto. Vedete qua, fondamentalmente poi possiamo anche vederlo meglio, per esempio prendiamo un surface plot. Questa è una rappresentazione invece sulle superfici, in questo caso sulle superfici interne del condotto, sempre per quanto riguarda la fraction del gas esausto, e vediamo che appunto la miscelazione non è sicuramente ottimale. Altro risultato che possiamo valutare, per esempio, sono cosiddetti filetti fluidi. Possiamo visualizzarli e possiamo anche animarli. Quindi effettivamente animandoli in una versione, diciamo, continua, quindi una modalità dove continuamente vedo cosa succede al fluido, quindi in questo caso vedo anche un cosiddetto swirling, e il mixaggio è abbastanza intuitivo, si vede molto bene che avviene soprattutto sulla parte bassa. Posso anche animare invece i filetti, diciamo, basandosi sul tempo, quindi una sorta di time lapse, posso vedere cosa succede al fluido, in questo caso l'aria. Bene, perché fare questo tipo di analisi? Soprattutto chiaramente è importante avere dei valori, capire meglio cosa sta succedendo, ma è altresì importante, come dicevamo prima, fare un confronto poi. Quindi, per esempio, in questo tipo di studio io ho un'altra configurazione, vedete qua, si vede bene che il condotto di immissione è stato modificato, è stato allungato in questo senso. E ho una terza versione dove addirittura ho fatto una parte, un 90 gradi, diciamo, una curva a 90 gradi. Bene, in questo senso io posso lanciare in automatico queste analisi e poi trovarmi, quindi chiaramente semplicemente clonando lo studio da una configurazione a un'altra, sfruttando le configurazioni di SolidWorks, vedete qua, e quindi poi rianalizzare gli stessi risultati. Prendiamo per esempio quella che vedevamo prima come superfici. Ok, mettiamo sempre come valore il mass fraction. Ok, vedete che in questo caso abbiamo sicuramente una migliore miscelazione. Ok, quindi qual è il risultato? Il risultato è che molto velocemente, molto visivamente riesco a prendere delle decisioni, ma andiamo avanti, vediamolo con anche altri esercizi, altri esempi. Allora, prendiamo per esempio questo caso. Ok. In questo caso ho un'analisi, tra l'altro questa è di un cliente, probabilmente lo riconoscerete perché è il nostro cliente Flow Simulation, abbastanza famoso ovviamente. In questo caso ho un LED, ho una lampada LED, vedete qua sotto i chip,
c'è chiaramente una PCB, quindi fondamentalmente poi un trasferimento anche di calore, dove in questa modalità il flow simulation mi serve proprio per analizzare, quello che dicevamo prima, il trasferimento di calore fluido-solido e poi di nuovo fluido, e in questo caso chiaramente anche la convezione dovuta alla gravità, quindi l'aria, come viene, come trasporta via il calore. Mi soffermo un attimo sulle varie condizioni, chiaramente qui posso settare il materiale di ogni componente, di ogni modello, posso settare delle resistenze di contatto, perché per esempio qua potrei avere una pasta o una saldatura per cui la resistenza di contatto mi definisce un differente aspetto termico di trasferimento. Ho un cosiddetto componente a due resistenze. Questo è un modello che tra l'altro è stato ormai standardizzato nel settore, quindi molto semplice da utilizzare perché prevede proprio l'utilizzo di valori piuttosto standard. Vi faccio vedere per esempio nel database quello che nel settore è già ormai assodato da anni. Questo tipo di modello si compone di due fondamentalmente resistenze, cioè la cosiddetta junction case e junction board. Chiaramente questo, per chi di voi conosce l'aspetto elettronico, sa esattamente come lavorare. Tra l'altro questi tipi di valori si trovano direttamente sui siti web dei produttori di componenti elettronica. Quindi questi oggetti sono trattati come componenti a due resistenze, chiaramente scaldano, quindi fondamentalmente noi abbiamo anche un wattaggio di questi componenti. E poi, vedete come abbiamo detto prima, ho anche definito dei goal su ciascun LED. Tipicamente qui quello che voglio sapere è la massima temperatura, perché chiaramente ho un riferimento per la massima temperatura accettabile per questo tipo di componentistica. Bene, a questo punto vediamo i risultati. Prima cosa, questo se non mi ricordo male siamo intorno alla mezz'ora di calcolo, e uno dei primi risultati per esempio potrebbe essere proprio, potrebbe essere proprio vedere l'aspetto termico di taglio, stiamo sempre su un piano, e vedete anche la scia dovuta proprio alla convezione, quindi in questo caso la gravità è stata utilizzata e si vede molto bene l'aria calda che va verso l'alto. Quindi fondamentalmente riesco a capire come si distribuisce il calore all'interno del mio LED e come viene evacuato dalle aperture che ho fatto. Chiaramente questo poi dipenderà dai materiali che ho utilizzato, dal wattaggio che ho messo per i LED e così via. E qui vedo chiaramente le temperature. Quindi ho già un'idea, per esempio, che i LED rimarranno circa sui 54 gradi. Ma andiamo oltre. Per esempio, posso vedere anche direttamente, come abbiamo visto un po' prima, i risultati sulle superfici. Quindi in questo caso voglio vedere il risultato il plot termico, le temperature direttamente sulle alette di alluminio. Questo perché poi mi servirà per valutare anche i differenti design. Altra cosa che posso fare, chiaramente abbiamo visto anche prima, visualizzare per esempio le traiettorie di flusso. Questo è abbastanza intuitivo, l'aria calda va verso l'alto, quindi per convezione salirà in questa maniera. Ok. Ma a questo punto la cosa più interessante non è tanto aver fatto semplicemente l'analisi fluidodinamica, che sicuramente dà un valore aggiunto per quanto riguarda un test su un LED in questa maniera, ma può essere molto più interessante valutare con un cosiddetto what if analysis cosa può succedere in determinate situazioni. Allora, prendiamo qui l'esempio. Se voi vedete, qui è stato definito, per chi di voi conosce SolidWorks, questo è semplicemente il parametro che guida la ripetizione circolare di queste palette. Quindi io sto sfruttando quello che ho fatto dentro SolidWorks, quindi il parametro di ripetizione. Questo parametro attualmente è a 100 ripetizioni. Gli sto dicendo, tramite questo scenario, questo studio di scenari, gli sto dicendo: provami in maniera molto semplice, passatemi il termine, in maniera molto stupida, passatemi il concetto.
Quindi in modo stupido io sto dicendo al software fammi le prove con 20 palette, 40 palette, 60, 80 e 100. Gli dico anche di utilizzare come parametri di uscita la temperatura sui quattro LED principali, magari sono quelli che mi interessano di più, e a questo punto lui si costruisce uno scenario. Cosa significa? In maniera molto semplice, molto automatizzata, lui si ripeterà queste prove variando il numero di palette sul design e automaticamente mi ricaverà i valori. Vedete da questa tabella, chiaramente qui il calcolo è stato già fatto, considerate che sono, come dicevo prima, sono 30 minuti, 30-40 minuti a prova, quindi probabilmente ci passerà una mezza giornata per fare queste prove. Il vantaggio è che lo fa in automatico, quindi una volta settato la prima analisi, il resto lo farà da solo. E alla fine della giornata, o per esempio se parto la mattina per pranzo, avrò una tabella su cui posso lavorare per prendere delle decisioni. In questo caso non è un qualcosa di banale, perché chi di voi ha fatto magari delle prove simili sa benissimo che con poche alette il trasferimento termico non è efficace, con tante alette il rischio è che sto bloccando il flusso e quindi fondamentalmente ancora una volta lo scambio termico non è efficace. Quindi c'è un valore di mezzo che magari devo scoprire se utilizzo prototipi facendo vari prototipi, quindi creandoli, facendo dei test di laboratorio, rimodificando, eccetera. In questo caso con il software capite bene che l'efficacia è decisamente diversa. Bene, non solo io posso vedere, per esempio, da questo caso che sicuramente le design point 2 e 3 sono quelli più interessanti perché hanno le temperature più basse, ma posso anche creare un progetto direttamente da questi. Vediamo direttamente cosa significa. Significa che a questo punto, chiaramente qui l'ho già creati, vedete che ho già i design point creati. E chiaramente lanciando l'analisi di nuovo, io posso anche comparare, ho uno strumento di comparazione molto semplice e molto intuitivo. Per esempio, posso decidere di prendiamo i surface plot che stiamo visualizzando e il goal plot che sono fondamentalmente i valori. E voglio vedere questi 5 design point. Clicco compara e a questo punto il software mi sta preparando, come dire, un pannello di lavoro dove posso prendere delle decisioni. Quindi fondamentalmente io dovrò comparare i vari plot grafici e posso comparare anche numericamente quelli che sono i risultati. Quindi avendo veramente una specie di studio di ricerca e sviluppo integrato dentro il software. Aspettiamo un secondo che sta finendo la preparazione. Ok, allora che cosa ottengo? Vedete, io ottengo lo stesso plot che ho selezionato qui per tutti i design point e risulta piuttosto evidente dai grafici che sicuramente le situazioni più fredde sono il design point 2 e il design point 3, sicuramente da evitare il design point 5. Vedete un po' quello che si diceva prima, nel primo caso sono poche palette, quindi lo scambio termico non è così efficace, nel caso del design point 5, 100 palette sono troppe, in effetti il flusso non riesce a trasferire calore. Quindi c'è una situazione intermedia non banale dove ho dei valori ottimali. Posso anche vederli come valori. Prendiamo qui per esempio abbiamo il grafico delle iterazioni per ogni LED, vedete temperatura sul dissipatore e per ogni LED. Però in maniera anche più magari intuitiva posso vedere invece della storia un summary e posso vedere anche i valori per esempio minimi e massimi. Quindi in un attimo, tra l'altro questo è anche esportabile in un foglio Excel, in un attimo io posso comunicare per esempio col mio manager, con il consiglio di amministrazione, se è necessario, con un cliente. Quindi fondamentalmente ho subito dei valori, degli strumenti che mi permettono di prendere delle decisioni. Possiamo vederli anche come chart. Quindi anche da qua si vede abbastanza
intuitivamente, abbastanza velocemente, che la situazione 2, il design point 2 è sicuramente migliore. Ok. Passiamo ora a un altro esempio. Altra cosa interessante volevo farvi vedere per quanto riguarda sempre lo scambio termico, in questo caso, fatemi prendere il file, in questo caso anche con liquidi, quindi per esempio qui facciamo trasferimento di calore, questo è un classico scambiatore, dove ho dell'acqua calda che sta passando nelle tubazioni e vediamo per esempio il setup, quindi materiali, per esempio tubi in rame, piastre in acciaio per il raffreddamento, vedete molto, molto semplice come design, ma è interessante vedere proprio lo scambio termico tra fluido, solido e poi di nuovo fluido. In questo caso il primo è acqua e il secondo è aria, quindi un classico radiatore se vogliamo. Per esempio qui avrò acqua che entra, chiaramente è possibile anche definire, vediamolo qua nello specifico, non solo chiaramente la velocità ma anche i parametri termodinamici, acqua che entra a 90 gradi per esempio. Ok. E da quest'altra parte chiaramente l'uscita per l'acqua. Perché non è stata definita l'aria nelle condizioni al contorno? Perché in realtà è stata definita come settaggio generale. Quindi in questo caso per esempio sto visualizzando, vedete, ho attivato la gravità, ho attivato la conduzione nei solidi, come fluidi ho messo sia aria che acqua, come solidi ho definito che cosa voglio avere, diciamo, anche di base, e come condizione al contorno in questo caso tutto il resto è valido per quanto riguarda appunto l'aria nel resto del dominio. Quindi ho fondamentalmente due domini, uno che è esterno e uno che è interno, dove appunto dove scorre l'acqua. Lo vediamo anche da questo settaggio qua. Vedete, questo è quello che il software identifica come dominio, come sottodominio fluido. Ok. Quali sono i risultati in questo senso? Andiamo a prendere ad esempio un catplot. Quindi vediamo per esempio nella simulazione, riesco a vedere bene l'aria che passa attraverso il mio dissipatore e quindi porta via del calore. Vediamo che dai 19 gradi e qualcosa che ho definito in questi punti, posso anche per esempio prendere con un probe, posso anche fare delle come dire, misurazioni, proprio come se avessi dei sensori. Vedete, molto interessante, molto semplice. Posso anche semplicemente lasciare il mouse per prendere quel punto e per vedere qual è la temperatura. Togliamo queste, ok. Posso chiaramente vedere lo stesso discorso magari con l'acqua come traiettorie. Quindi in questo caso sto visualizzando la parte, diciamo, di aria come cut plot e la parte di traiettorie per l'acqua e chiaramente anche animarla. Ok. Stessa cosa posso fare per esempio un'animazione dei flussi dell'aria. Perdonatemi un attimo, magari togliamo questo. Ok. Quindi si vede anche qui molto bene poi come viene portato via il calore e quindi posso fare delle considerazioni sul design e così via. Possiamo vederlo anche da quest'altra parte. Quindi vedete proprio l'aria che tange ogni lamella e quindi fondamentalmente poi porta via il calore. Ok, passiamo oltre. A questo punto vorrei farvi vedere invece la cosiddetta rotating region, quindi su una pompa. Ok. Allora, in questo caso vorrei fare con voi anche il setup in modo da farvi vedere, a farvi apprezzare anche quanto è semplice e quanto è intuitivo. Prima cosa, faccio un nuovo progetto, utilizzerò un wizard. Questo wizard è semplicemente un settaggio guidato, quindi
ci sono certi passaggi per cui il software mi aiuta nella decisione. Chiaramente un nome del progetto, mettiamo un test 2, posso utilizzare la configurazione corrente o averne altre, posso scegliere il sistema di riferimento, fatemi prendere lo zoom ancora una volta, ok, quindi posso scegliere il sistema di riferimento, ma anche personalizzarmelo, per esempio se io non voglio le pressioni in Pascal, ma le voglio in atmosfere, oppure in millimetri di acqua, quindi tranquillamente posso utilizzare un sistema misto mio custom e crearlo anche nuovo, così come per esempio per le velocità, o prendiamo per esempio parametri come il flow rate, se non lo voglio in chilogrammi al secondo ma lo voglio in grammi al secondo, oppure in anche chiaramente unità di misura imperiale se ho necessità, così come la velocità angolare la posso mettere in RPM e così via. Considerate che questo è un passaggio molto semplice per il software perché in realtà internamente il calcolo sarà sempre in sistema internazionale, quindi fondamentalmente non c'è nessun problema dal punto di vista dei calcoli. È semplicemente la decidere qual è l'input che voglio utilizzare e qual è l'output che voglio utilizzare. Benissimo. Altro passaggio fondamentale, decidere se l'analisi è di tipo interno o di tipo esterno. Abbiamo visto un mix in questo caso, perché la prima analisi, per esempio, era un'analisi interna, la seconda era un'esterna. Quindi nel caso del LED noi abbiamo un dominio che non è definito da delle parenti o da un qualche cosa. Lo lascio aperto e quindi un'analisi esterna. Posso poi attivare varie cosiddette feature fisiche, quindi come la conduzione di calore, la radiazione, vedremo un esempio anche proprio sulla radiazione solare. Posso attivare il fatto del time dependent, in questo caso mi serve. Fondamentalmente l'analisi con una rotating region è un'analisi dipendente dal tempo. E poi per quanto riguarda la rotazione, posso chiaramente definire una cosiddetta regione rotante. Lo vedremo tra poco meglio cosa significa. Chiaramente poi devo decidere qual è il fluido utilizzato. Qui ho una libreria già di fluidi predefiniti, liquidi, gas, ne posso chiaramente personalizzare, liquidi non newtoniani, abbiamo visto qualcosa nell'altra sessione della scorsa settimana, gas reali e così via. In questo caso prendiamo pure l'acqua e in questo caso, visto che parliamo di acqua, potremmo anche lavorare analizzando la cavitazione. Chiaramente abbiamo delle condizioni al contorno per quanto riguarda il resto del dominio e poi le condizioni di partenza dell'analisi, quindi in questo caso per esempio siamo a pressione ambiente, temperatura ambiente. Bene, una volta fatto questo io ho praticamente finito con il setup dell'analisi, ma devo mettere le condizioni al contorno, fatemi nascondere il dominio, ok. Le condizioni in questo caso dell'analisi. Per esempio, definiamo che in questo caso su questa superficie avremo pressione ambiente, perfetto, e su questa faccia, scusate, ok, abbiamo per esempio. Siamo in millimetri, quindi 20 metri di acqua come head. Ok. Perfetto. Dobbiamo definire anche la cosiddetta regione rotante. In questo caso la regione rotante è un solido che sta girando, diciamo, a 2000 giri al minuto. Ok. E comprende chiaramente la girante. Come goal io consiglio sempre anche di mettere per esempio la massima velocità per vedere anche nel dominio se non ci sono problemi e poi possiamo definire per esempio sempre all'ingresso e all'uscita la pressione totale così come il volume flow rate. Facciamolo anche per l'uscita, ok, quindi riprendiamo questa e mettiamo total e volume flow rate.
Vedete, poi di goal è definibile veramente una grande quantità di obiettivi. Ripeto, questo non va a inficiare il calcolo, ma semplicemente aiuta e dà come riferimento al software un qualche cosa di più preciso da calcolare. Come mesh globale, mettiamo pure questo settaggio come mesh globale, ma vogliamo utilizzare anche una mesh locale per infittire dove ci serve. Per quanto riguarda proprio la girante, quindi possiamo definire una mesh locale sempre sulla rotating region e possiamo decidere noi qual è il livello di diciamo raffinamento delle celle, sia per il fluido complete sia parziali, che quindi comprendono anche con il solido, più ho tanti altri settaggi. Adesso non ho abbastanza tempo per farvi vedere tutto quanto, ma chiaramente molto customizzabile come settaggio. Altra cosa importante, visto che abbiamo parlato di tempo fisico, lavoreremo in termini di un secondo e utilizzeremo, invece di un time step automatico che potete chiaramente utilizzare nel caso in cui non avete idea, in questo caso utilizzerò 5 millesimi di secondo e salviamo ogni 5 millesimi. Quindi partendo da zero voglio salvare ogni 5 millesimi. Questo mi permetterà anche di avere vari plot per poter creare, per esempio, anche delle animazioni, tipo quelle che avete visto anche prima nel PowerPoint. Ecco, adesso faccio il run anche per farvi vedere una cosa molto interessante. Allora, aspettiamo un attimo che sia partito. Ok. Vedete, in questo caso si è aperta una finestra dove io ho la possibilità di monitorare il calcolo mentre questo sta procedendo. Un attimo che sta creando la mesh e tra poco avremo sott'occhio quello che sta succedendo per quanto riguarda i calcoli. Ok, mettiamo anche i goal. Vedete, in questo caso il software mi mette a disposizione un pannello, veramente un pannello di controllo, dove io posso controllare cosa sta succedendo. Perché questo pannello? Perché fondamentalmente adesso io stoppo, lo metto in pausa, ok? Non vorrei avere problemi per quanto riguarda l'audio, perché chiaramente poi Flow Simulation sfrutta al massimo il computer, quindi in questo caso non so se si è perso un po' l'audio, ma l'ho stoppato apposta. Vedete che qua è fondamentale il controllo, proprio perché una simulazione fluidodinamica in genere può essere tranquillamente, può durare tranquillamente delle ore. Piccole simulazioni possono tranquillamente finire in 20, 30, 40 minuti, ma è probabile anche che ci si metta delle ore. Se io devo aspettare, mettiamo a caso 3 ore, per poi accorgermi che i risultati non tornano perché ho sbagliato una condizione o perché la mesh non è fitta, eccetera, chiaramente ho perso un sacco di tempo. Invece con un pannello del genere io ho sott'occhio quello che sta succedendo e anche in tempo reale posso controllare, per esempio, tutti i vari valori. Posso controllare quello che ho settato come obiettivi. Chiaramente qui siamo all'inizio, quindi ancora oscillano parecchio. Posso controllare la precisione su questi obiettivi. E posso controllare anche, per esempio, diverse condizioni. Possiamo prendere, per esempio, i vettori di velocità. Vedete che sono comparsi i vettori. Posso controllare, per esempio, i contorni, come abbiamo visto prima, o le isolinee. Nel caso, per esempio, specifico, io ho utilizzato anche, ho messo la mesh, anche per vedere se effettivamente il livello di mesh che ho utilizzato è appropriato, se è sufficiente. Ora riprendiamo il calcolo e quindi posso anche verificare se sto lavorando bene. In questo caso, per esempio, mi accorgo che ho sbagliato il verso, per esempio, della rotating mesh. Quindi in maniera molto semplice posso prendere, chiudere e far ripartire il calcolo.
senza dover aspettare un sacco di tempo, ok? Poi chiaramente posso visualizzare altri valori, per esempio di pressione, chiaramente ora sto utilizzando un piano, ne posso selezionare altri, quindi tutto quello che è interessante per poter valutare proprio la bontà del calcolo. Bene. Allora, siccome siamo un po' lunghi, non vorrei dilungarmi troppo, vorrei finire su un modulo specifico, e poi torniamo sul PowerPoint, per quanto riguarda l'analisi cosiddetta HVAC, ovvero Humidity, Ventilation ed Air Conditioning. Questo è un modulo apposito. Come si dice in inglese on top of, quindi da aggiungere a flow simulation, mentre un altro modulo è quello dell'electronic cooling, che poi è quello che abbiamo utilizzato per la parte del LED. Cosa fa questo tipo di modulo? Fondamentalmente io qui ho una simulazione di un ufficio dove ho una persona che chiaramente produrrà del calore, ho delle condizioni, per esempio la radiazione solare, e chiaramente l'air conditioning. In questo caso il punto fondamentale non è tanto le temperature o le velocità, quindi da un punto di vista ingegneristico, fluidodinamico, ma il punto focale adesso si sposta su come si sente una persona, quindi quanto è efficace, quanto è confortevole quell'ambiente. Per fare questo, prima di tutto prendiamo la stanza senza radiazione solare. Quindi in questo caso io è come se avessi questo ufficio e fuori ho una temperatura costante di pochi gradi. Vediamo per esempio le temperature. Quindi vedete che fondamentalmente io quello che vedo sono le temperature per esempio, ma non solo, posso verificare questo cosiddetto PPD. Il PPD sta per Percentage People Dissatisfied, ovvero nei termini che vengono usati nel settore apposta del air conditioning, significa quante persone si sentirebbero non soddisfatte da quell'ambiente in percentuale. Quindi in questo caso se la percentuale è bassa, quindi diciamo sotto un certo, diciamo un 20%, probabilmente la stanza si sta bene. In questo caso non molto, perché fondamentalmente vedete che dove siamo seduti alla scrivania, molte persone, un 20% delle persone si sentirebbero non confortevoli. Bene. Chiaramente sono utilizzabili anche altri valori, come per esempio anche il PMV, il Predicted Mean Vote. In questo caso è una specie di voto, dove in teoria dovrei avvicinarmi allo zero. Quindi se vado sopra vuol dire che sento caldo, se vado sotto vuol dire che sento freddo. Tipicamente infatti vediamo che il freddo lo sentiamo sulla parte dei piedi, sulla parte delle gambe. Ok. Chiaramente poi dal punto di vista fluidodinamico posso anche vedere cosa sta succedendo, quindi come entra l'aria e come si distribuisce nel mio ufficio. Quindi in questo caso entra aria dalla bocchetta e posso verificare eventuali vortici, eventuali accumuli di aria, eccetera. Qui c'è anche la porta, per esempio, che viene considerata aperta e così via. Dicevo che in questo modulo è anche interessante vedere proprio la radiazione solare. Quindi andiamo a vedere come è stato settato. È quello che vedevamo prima nelle caratteristiche fisiche. In questo caso abbiamo attivato la radiazione solare e addirittura è possibile definirlo per location and time, quindi definirlo esattamente per quel posto, per quell'ora, per esempio a Boston a mezzogiorno il 26 giugno. Quindi fondamentalmente il software ha già una tabella di tutti questi valori per tutto quanto il pianeta. Vedete qua che posso selezionare un'altra città, chiaramente quelle più, diciamo, più importanti fondamentalmente, ok? E chiaramente posso anche customizzarlo, questo tipo di dati. Cosa
Cosa fa il software? In questo caso non solo crea una simulazione nei confronti della radiazione, ma mi permette anche di selezionare dei materiali che possono filtrare la radiazione. Nello specifico, le finestre, andiamo a prendere, scusate un attimo. Ok, questo, perfetto. Quindi in questo caso dicevo, il materiale della finestra, quindi vetro al quarzo, è settato come assorbente della radiazione per queste frequenze. Quindi chiaramente, vedete qua, non so se avete dimestichezza per quanto riguarda i filtri, in questo caso filtrerà soprattutto gli ultravioletti, ok? Quindi lasciando passare poi anche il calore in questo senso, che poi è quello che fanno sostanzialmente i vetri. Quindi è possibile anche andare in profondità su questo aspetto. Anche qui chiaramente possiamo vedere i risultati. E quindi poi valutare effettivamente con una situazione più realistica che cosa potrebbe succedere e soprattutto vedere se il corpo umano, vedete che in questo caso è parecchio cambiata la situazione, perché fuori c'è una temperatura molto elevata dovuta appunto alla radiazione, ma viene schermata molto velocemente, vedete, dal vetro. E quindi poi fondamentalmente, vedete, questo è il PPD, cioè le persone che si sentono insoddisfatte. In realtà, vedete, il blu significa molto basso, quindi qua ancora una volta possiamo andare a fare un probe, siamo intorno al 5%. Quindi qua adesso si sta molto bene, mettiamola così. Oppure, avevamo detto, il PMV, dove il verde, in questo caso lo 0, indica una situazione ottimale. Chiaramente ancora verso il basso ci sarà ancora qualche corrente fredda alle gambe, ma fondamentalmente la situazione è migliorata. Altra cosa che è possibile fare è vedere proprio le cosiddette correnti. Infatti qui si vede molto bene la corrente fredda, in blu è il più freddo, in rosso diventa una corrente calda. Quindi anche in questo senso interessante come valori. Bene. Torniamo sul PowerPoint per finire il webinar. Mi dispiace non avere altro tempo per altri esempi, ma chiaramente potete contattarmi, poi vediamo meglio, potremo vedere meglio assieme certe situazioni. Un ultimo esempio, vado molto veloce, non l'ho fatto vedere con l'esercizio, un esempio di ottimizzazione guidata. Quindi in questo caso, per esempio, ho un inlet a 12 bar su una valvola, su un filtro, e voglio capire qual è l'uscita. Ma l'uscita in questo caso voglio arrivarci variando le condizioni al contorno. Come si fa? Chiaramente io potrei mettere un flow rate, mettere un environment pressure e poi fare manualmente delle modifiche, quindi fare tanti studi e vedere effettivamente come faccio ad arrivare per esempio a 12 bar di uscita. Questo è il mio goal. In realtà il software mi mette a disposizione uno strumento che mi automatizza proprio la ricerca di un obiettivo, in questo caso di un goal. Come si fa? Vado molto veloce, perdonatemi questa parte, chiaramente potete contattarmi se volete ulteriori informazioni. Comunque, molto semplice, abbiamo visto già il pannello di prima, si seleziona cosa cambia, quindi effettivamente la variazione, diciamo, della pressione, e si dà un obiettivo, quindi che cosa si monitora, ma anche come obiettivo. In questo caso il target value è proprio 12 bar. La simulazione in questo caso, lo vediamo velocemente con questo video. Che cosa fa? Invece di lavorare su dei design scenario già pronti, in realtà li creerà lui. Quindi
Quindi fondamentalmente comincia a crearsi un percorso di lavoro. Vedete che sta creando dei design point dove fondamentalmente va a cercare quell'obiettivo che gli abbiamo dato. In questo caso i 12 bar di pressione. Chiaramente ora questo è un in time lapse velocizzato e vedete che finisce il suo lavoro dopo 3 design point, potrebbero essere 10 come 20. E mi dice la soluzione, io ho trovato una soluzione che converge. Quindi fondamentalmente ho trovato, vedete qua, ho trovato il design point ottimale. Quindi ancora più automatismo proprio per la ricerca e sviluppo dentro Flow Simulation. Finisco dandovi un'idea, purtroppo molto velocemente, anche di casi di studio di clienti che abbiamo in vari settori. Per esempio, Polirack in Germania, loro fanno mini computer industriali come applicazioni, diciamo, per esempio per impianti, eccetera. Grazie a Flow Simulation hanno ridotto, vedete qua, scusatemi per l'inglese, non ho avuto tempo di tradurlo, ma credo sia abbastanza semplice leggere da 3 mesi a 2 settimane. Perché questo? Perché chiaramente hanno ridotto tutta la parte di prototipazione. Quindi hanno tagliato 2 cicli di prototipazione. E questo è un esempio, poi lo trovate anche sul nostro sito web se volete approfondire. IoSafe in America, loro sono molto famosi, sono diventati molto famosi per questi dispositivi per hard disk, dove fondamentalmente questo oggetto diventa indistruttibile, sia alle fiamme, sia all'acqua, è un oggetto veramente eccezionale. E in questo caso il time to market è stato ridotto del 75%. Pensate quanto hanno velocizzato l'intero time to market. E hanno risparmiato, vedete qua, $15.000 per ogni design, quindi eliminando prototipi. Quindi fondamentalmente arrivano a fare il prototipo finale per il test finale e sono già a definire esattamente il progetto. Anche questo poi troverete il PDF per esempio sul nostro sito web. Reutech Radar in Sudafrica sono l'azienda che fondamentalmente fa da riferimento è un riferimento per la difesa nazionale sudafricana. Anche loro per quanto riguarda Flow Simulation hanno accoppiato quello che dicevo prima, hanno accoppiato l'uso di Flow Simulation con Simulation e hanno ridotto per esempio il time to market del 50%, anche in questo caso risparmiando la fase dei prototipi dal 30 al 60% per quanto riguarda i costi. Dräger Medical, quindi altro settore nel medicale, questi sono dispositivi per quanto riguarda la dialisi, dispositivi che si utilizzano durante gli interventi, anche qui una riduzione del design cycle del 50%. E anche qui grazie proprio diciamo, l'utilizzo, la co-simulazione tra flow e simulation. Donkervoort in Olanda, in questo caso parliamo di automotive, quindi anche qui hanno ridotto il numero dei prototipi, loro fanno questi automobili particolari, sono automobili prettamente da corsa, quindi non stradali. Total Combustion Technology, anche questi credo in Olanda, fondamentalmente loro costruiscono questi apparati per piccoli per modelli, per modellini di automobili, eccetera, per l'off-road, quindi comunque campo diciamo del mixaggio di fluidi. La Clearstream questa in America, se non sbaglio. Loro fanno impianti per il trattamento delle acque, quindi anche in questo senso Flow Simulation gli ha permesso di ridurre tantissimo poi la parte di prototipazione. Immaginatevi un impianto per il trattamento delle acque, fare dei prototipi diventa molto dispendioso e in termini anche di tempo diventa molto lungo come processo, quindi è molto importante valutarlo prima l'impatto. E infatti in questo senso hanno addirittura aumentato del 100% per 7 anni consecutivi le loro vendite, proprio perché sono trovati in una situazione di leader sul mercato perché riescono ad arrivare molto prima con il cliente, con il progetto.
Qui parliamo invece di Sigma Design per quanto riguarda turbine eoliche, quindi anche in questo senso, flow simulation per la parte diciamo di fluidodinamica, quindi fluidodinamica esterna, aerodinamica. Center Rock, questo è molto interessante anche come caso perché non so se vi ricordate, tempo fa ci fu quel disastro in Cile, quella miniera che crollò. E fondamentalmente loro sono riusciti, grazie anche a Flow Simulation, ad arrivare per primi ai minatori che erano rimasti intrappolati, proprio grazie al fatto di ridurre i tempi con Flow Simulation. Quindi sono riusciti ad arrivare addirittura 2 mesi prima di quello che erano le proiezioni. Questo è stato anche un caso molto interessante proprio di utilizzo di Flow Simulation in casi particolari. Naima Audio, quindi per quanto riguarda per esempio la parte di raffreddamento nei device elettronici, nella strumentazione elettronica, anche in questo caso riduzione dei prototipi, addirittura da 10 prototipi per ogni ciclo di progetto fino a 2. Quindi immaginatevi quanto tempo e quanto costo sono riusciti a eliminarsi. Bene. Finisco il webinar, poi passiamo alla parte delle domande. L'Aberdeen Report l'ho già citato varie volte per chi di voi mi ha già seguito per altri webinar. Trovate riferimenti solo sul sito, sono un gruppo di analisi mercato indipendente. Vado molto veloce su questo. Fondamentalmente il vantaggio nell'utilizzare la simulazione virtuale, innanzitutto le richieste degli ingegneri che tutti i giorni progettano al computer. Fondamentalmente le richieste sono stranamente, magari uno potrebbe pensare in maniera diversa, stranamente la richiesta maggiore è proprio l'integrazione con il CAD e poi chiaramente accuratezza ed affidabilità dello strumento. Come quarto punto, anche la facilità di uso per chi non è esperto. Quindi questi sono i punti fondamentali. E guardate qua i risultati per chi, queste sono le tre categorie che utilizzano chi la simulazione virtuale, chi calcoli a mano e chi prototipi fisici. Calcoli a mano si intendono anche fogli Excel o equazioni, quindi qualcosa di semplificato. E vedete che in tutti i vari settori in cui sono state analizzate queste aziende, chi fa da padrone è fondamentalmente sono le aziende che utilizzano la simulazione al computer. Quindi in termini di target di qualità sicuramente, in termini anche di marginalità, quindi qual è il ritorno per quanto riguarda il progetto, il prodotto, sicuramente sono più alte per chi fa utilizzo di simulazione virtuale. Come date di lancio, abbiamo detto prima il time to market, vedete che addirittura il divario è ancora più alto, proprio per il fatto di ridurre al minimo i prototipi e quindi poi chiaramente anche come costi di prodotto, come obiettivi di costo di prodotto. Quindi chi fa utilizzo di simulazione virtuale riesce ad azzeccare ancora meglio i costi che si era prefisso. Quindi fondamentalmente il messaggio finale ancora una volta è la simulazione prima possibile. Bene, a questo punto vi chiedo gli ultimi feedback, chiaramente questo per me è molto importante anche per i prossimi webinar, riguardo proprio all'interesse che vi ha suscitato questo webinar. Quindi rispondete pure, molto sinceramente, perché per me poi è importante come feedback per poter anche tarare meglio altri webinar e chiaramente per poterne fare altri. Ancora qualche secondo per rispondere. Bene, anche in questo caso mi fa molto piacere condividerle perché fondamentalmente tanti di voi mi stanno dicendo che questi webinar sono interessanti, datemi pure feedback, ora, poi dopo vi farò vedere quali sono i miei riferimenti, datemi pure feedback anche per migliorare, per aggiungere cose sempre più interessanti. Ok, l'ultimo sondaggio di oggi, chiaramente se volete essere ricontattati per quanto riguarda proprio i prodotti SOLIDWORKS Simulation in generale, chiaramente.
quindi sia simulation, sia flow simulation, sia anche chiaramente plastics o altro. Ancora qualche secondo. Bene, anche qui condivido, mi fa molto piacere che la metà di voi vuole essere contattata, quindi sicuramente è stato interessante il webinar, vi ringrazio. E andiamo avanti, quindi innanzitutto i miei riferimenti, mi potete scrivere tranquillamente per email se avete bisogno di altre informazioni, potete anche visitare il mio canale su YouTube dove troverete altre registrazioni e tra qualche giorno anche la registrazione di questo webinar. Allora, passando alle domande, cercherò di essere veloce visto che siamo un po' lunghi. Allora, vediamo un attimo. No, domande riguardo altri software, mi dispiace, ma non voglio sprecare tempo. Allora, confronto tra Solido Simulation e altri programmi tipo Fluent, affinità e risultati a confronto? Beh, allora, innanzitutto nel pannello del webinar voi avete i cosiddetti NAFEMS benchmark, potete scaricarvi e visionarli. Questo significa che, faccio un'introduzione, la NAFEMS è una società, un'azienda indipendente, no profit, stile... Non so se voi conoscete i cosiddetti benchmark, gli Euro NCAP per le automobili, dove fondamentalmente è una società privata che fa dei test sulle automobili, ma tantissimi chiaramente fanno riferimento a questi test per valutare la propria automobile, per dire quanto è sicura. La NAFEMS fa la stessa cosa, quindi con dei benchmark, con dei test standardizzati per tutti i software di simulazione. Quindi passare il NAFEMS benchmark significa avere una garanzia di affidabilità sui risultati. Chiaramente quindi poi in confronto a altri programmi come Fluent o altro. Approfondimento su Heat Conjugate and Transfer, molto volentieri. Questo è un ottimo feedback, cercherò di creare un webinar apposta su questo. Ok, come si dimensiona correttamente la mesh? Beh, chiaramente ora non ho tempo di poter dedicare diciamo, fare un corso sulla mesh, però immaginatevi che ci sono chiaramente tutti gli strumenti sia per lasciarsi guidare dal software che lavora molto bene sulla parte della mesh, sia per poter andare in manuale. Questa è una delle grosse flessibilità e dei grossi vantaggi di Flow Simulation, ovvero la possibilità, come abbiamo visto prima, di utilizzare un wizard, ma in qualsiasi momento di spegnere, diciamo, il wizard e di andare in manuale, per poter decidere con la nostra esperienza e poi grazie chiaramente anche dai corsi specifici e quindi in questo caso anche per la mesh. Indicazioni di massima sull'hardware ideale lo trovate sul nostro sito web. Chiaramente la macchina non deve essere qualcosa di base, deve essere una workstation fatta apposta per comunque lavorare su SolidWorks e da lì poi si può crescere. Chiaramente ci sono situazioni in cui i clienti anche pensano a fare una macchina apposta per la simulazione. Considerate per esempio in ordine di massima che Flow Simulation dalla 2017 sfrutta ancora meglio il multicore. Prima eravamo diciamo abbastanza limitati fino agli 8 core, adesso possiamo crescere fino anche ai 12 core sfruttandoli al massimo. Quindi questo poi dipende chiaramente dal budget che volete mettere sopra, ma fondamentalmente più core avete, meglio è perché vengono sfruttati sia per la parte di meshing che la parte di calcoli. È possibile modellare il funzionamento di una cappa aspirante per capire la sua efficacia di cattura delle sostanze emesse al di sotto? Sì, abbiamo anche diversi clienti che fanno cappe e fondamentalmente non c'è nessun problema perché, come un po' abbiamo visto in qualche esercizio, si tratta di settare un ambiente esterno dove c'è comunque una parte di aspirazione e in questo caso possiamo sfruttare sia la rotating mesh se eventualmente voi progettate proprio
la parte, diciamo, di ventola, oppure utilizzare la curva caratteristica della ventola se voi semplicemente comprate la ventola e avete i parametri. Quindi in tutti e due i casi è molto interessante l'analisi. Volevo sapere se è possibile simulare la superficie libera in faccia acqua-atmosfera. Attualmente no, quindi fondamentalmente non possiamo avere nello stesso dominio acqua e aria. È possibile invece, come abbiamo visto prima, fare un cosiddetto conjugated heat transfer, quindi avere un trasferimento di calore tra un fluido come l'acqua e un fluido come l'aria. Quindi nello stesso dominio non possono essere presenti, ma in domini diversi sì. L'unico caso eccezionale in questo senso è con il vapore. Possiamo utilizzare comunque il vapore in una simulazione proprio per vedere qual è diciamo, il passaggio di fase, qual è lo scambio liquido-gas. E quindi per rispondere anche alle domande sul multifasico. Il multifasico in generale non lo possiamo analizzare, ma la situazione specifica acqua e vapore lo possiamo analizzare. Ok, ripeto ancora una volta, il webinar sta essendo registrato, quindi troverete poi la registrazione su un link che vi verrà mandato per email e successivamente lo metterò sul mio canale YouTube. Avendo una workstation con circa 200 processori, quanti possono essere utilizzati? Allora, 200 processori sono molti. Fondamentalmente in una singola sessione noi abbiamo visto, diciamo, una curva abbastanza piatta dopo se non sbaglio, dopo i 12-16 processori, che poi siano fisici oppure no. Fondamentalmente in questo senso avere 200 processori può essere utile per fare più sessioni contemporaneamente. Quindi io potrei lanciare direttamente altri calcoli e quindi per esempio, abbiamo visto prima il design scenario, avere già direttamente più simulazioni che sfruttano ciascuna, per esempio, 20 processori, quindi per esempio per arrivare a un massimo di 10 sessioni in contemporanea. La cavitazione in elica maniera con generazione di bolle e vapore è possibile? Sì, considerate che per quanto riguarda la cavitazione è limitata solo all'acqua, quindi per quanto riguarda un'elica marina sì, è possibile utilizzare il calcolo per la cavitazione per vedere effettivamente dove si formano le bolle e la densità, quindi capire se lì ci potrebbe essere un problema. Bene, a questo punto vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi saluto, buona giornata a tutti quanti e vi aspetto al prossimo webinar. Grazie a tutti.